Namaste. Oggi faremo una pratica incentrata su un concetto sanscrito che è correlato al lasciarsi andare, ad abbandonarsi. E utilizzeremo una parola sanscrita come mantra chiamato Samarpan. Quindi ripeteremo questa parola dentro di noi, Samarpan, Samarpan, Samarpan. Spesso fatichiamo a lasciare andare le cose, a non reagire in maniere che ci creano ancora più difficoltà in realtà rispetto alla situazione, quando la situazione spesso si può risolvere da sé. E Samarpana è proprio questo, affidarsi completamente a ciò che è la concezione del divino, dell'esistenza, delle cose che abbiamo in noi, ma non è passività, è semplicemente accettare nei momenti in cui dobbiamo lasciare andare e nei momenti in cui invece dobbiamo agire e avere una diretta azione sulle cose. E proprio su questo andiamo a lavorare. E per fare questo andremo a lavorare sul primo chakra, Muladhara, che è il chakra del coccige, che è quello che lavora sulla stabilità. Quindi il senso dell'io, della stabilità, della sopravvivenza, della capacità di avere fiducia nelle cose. Il suo simbolo geometrico è un quadrato, il suo colore è rosso e ha quattro petali di loto, uno in ogni angolo del quadrato. Nel centro c'è un cerchio e poi un triangolo, guarda verso su. Iniziamo a chiudere gli occhi e semplicemente ci focalizziamo sul respiro per un attimo. Osserviamo il nostro respiro. Portiamo alla consapevolezza come ci sentiamo in questo momento. Allunghiamo la colonna verso l'alto, apriamo bene le spalle, le rilassiamo lontane dalle orecchie, ancoriamo bene a terra gli ischi. Ed assumiamo una posizione calma, comoda, Sukhasana. Rilassiamo la fronte, il viso. Cerchiamo di sentire un sorriso che parte dal nostro cuore verso il viso. Anche se non lo sentiamo in questo momento come una parte naturale di noi. Cerchiamo di irradiare questa frequenza e quindi di elevare la frequenza in cui ci troviamo. Dopodiché osserviamo il corpo con una scannerizzazione. Osserviamo se c'è qualche area che è infastidita, che è tesa, che è appesantita. E senza giudicare, semplicemente lo portiamo alla consapevolezza. La mano sinistra sulla pancia, ci prepariamo a fare il respiro addominale o anche il respiro Ganapati, il respiro di Ganesha, degli elefanti, portano la calma, la conoscenza, la stabilità. Inspiro, gonfio la pancia come un palloncino, espiro, sgonfio completamente risucchiando la pancia in dentro. Inspiro, gonfio. Espiro, sgonfio. Inspiro. Espiro. Ancora 3 volte da solo. Manteniamo il sorriso.
Facciamo dei respiri completi. Riportiamo la mano sul ginocchio quando abbiamo finito. Portiamo le mani in Namaskar Mudra. Ci prepariamo ad intonare i tre Om che danno inizio alla pratica di oggi, Samarpan. Inspiro. Ginocchia. Iniziamo come sempre a muovere la colonna verso destra e verso sinistra, un pochino più attivamente di come facciamo di solito, se il corpo lo consente, se altrimenti senti di volerlo fare più lentamente, ascolta il corpo. Sempre ascolta prima il tuo corpo e poi me. Muoviamo tutte le vertebre, incluso il collo, in modo da attivare l'energia che parte dal coccige, quindi da Muladhara Chakra, e sale su, fino all'apice della testa, la nostra Shakti, energia creativa. Ma prima di poter attivare questa energia dobbiamo creare stabilità in noi, perché altrimenti porterebbe un maggiore stato di instabilità, porterebbe sia una creatività, ma non equilibrato. Per questo lavoriamo su questo primo chakra. Torniamo al centro con la schiena e adesso facciamo respirazione con le mani. Inspirando apriamo bene le dita delle mani ed espirando portiamo il pollice dentro e scendiamo giù. Ad ogni espiro sentiamo l'espirazione fino al coccige, ad ogni inspiro ci allunghiamo verso l'alto. Cinque, quattro, tre, due, uno, ultimo inspiro, 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 trattengo, apro bene le dita delle mani, guardo verso l'alto. Kumbhaka apnea. Inspirando, scendiamo giù delicatamente. Espiriamo. Ancora due respiri. Inspiro. Espiro. Inspiro, apro bene il petto. Espiro. Mettiamo la mano sinistra al petto e poi la destra. Ci prepariamo ad intonare Samarpan, il mantra di oggi. Surrender, lasciarci andare, lasciare andare e avere fiducia nel nostro intuito, in ciò che ci arriva come informazione, anche se pensiamo che sono solo cose della nostra mente
Spesso ci arrivano tante informazioni dalle guide che si prendono cura di noi, in altre dimensioni, in altri spazi. Dobbiamo avere fiducia in questo aspetto, perché in realtà noi abbiamo già disegnato la via per noi. Dobbiamo solo entrare in quello spazio e fidarci. Facciamo prima call and response due volte. Samarpan. Inspiro. Samarpan. Samarpan. Insieme. Samarpan. 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 Più forte. Samarpan. 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 Iniziamo a scendere. Samarpan. 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 Sussurriamo. Poi lo cantiamo silenziosamente dentro di noi. Sentiamo come il cuore si scioglie. Cerchiamo di respirare anche nell'aria che c'è dietro al cuore. Un respiro che prende il petto a 360 gradi, avanti e dietro. In modo da trasmettere il prana ovunque. Permettergli di fluire. Prossimo inspiro, portiamo giù le braccia. Ci prepariamo per fare Kapalbhati, mani in Jamudra. Se il ciclo o mal di testa vai piano, inspiro. Espiro, 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 espiro. Cinque, quattro, tre, due, uno. Espiro, 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 espiro completamente. Trattengo, tiro su Muladhara, quindi come se trattenessi la pipì, e chiudo leggermente il mento, pancia in dentro. Ancora altri 5 secondi, se possibile. 5, 3, 2. Uno, continuo a tenere Mula Bandha, rilascio il mento, rilasso la pancia, lentamente inspiro. Inspiro, inspiro, riempio la pancia, il petto e quando sono al limite trattengo di nuovo, chiudo il mento, continuo a tenere Mula Bandha. Stiamo ripulendo il nostro sistema, ripulendo dalle tossine, dai pensieri. Da ciò che non serve e da ciò che dobbiamo lasciare andare. Stiamo creando spazio. 5, 4. E rilascio. Due respiri profondi.
E poi da qui usciamo delicatamente dalla posizione per andare sul tavolo. Mani a stessa distanza delle spalle, ginocchia seguono. Apriamo bene le dita delle mani, schiena dritta, Marjariasana. Iniziamo lentamente, prima la testa, poi il corpo. Inspiro su e espiro giù. Inspiro su e espiro giù. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Samarpan, 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 Samarpan. Il corpo ce lo consente, siamo confortevoli, iniziamo ad andare un pochino più velocemente, sincronizzando sempre il movimento con il respiro. Cinque, quattro, tre, due, uno. Inspiro, 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 trattengo. Porto le ginocchia insieme e spingendo a terra con le mani, risucchiamo la pancia in dentro, andiamo nella posizione del bambino con le ginocchia insieme. Rilasciamo le braccia che possono essere in avanti, intorno al corpo oppure dietro la testa, in Namaskar. Cerchiamo di lasciare andare. Sentiamo il peso del corpo, la gravità. Ci prepariamo qui per tre Brahmri, denti separati, labbra socchiuse. Inspiro. Respiriamo normalmente. Senti il flusso del prana. Il formicolio nelle mani, le braccia. Il prossimo inspiro premiamo a terra con le gambe, andiamo a srotolare la colonna verso l'alto, vertebra per vertebra, la testa è l'ultima. Ci portiamo con la schiena dritta, apriamo bene il petto e andiamo a fare la respirazione delle spalle. Inspirando portiamo le spalle su, espirando le lasciamo scendere.
5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, 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 trattengo spalle su, trattengo l'aria. Espiro, lascio cadere le spalle, un respiro profondo. Samarpan, Samarpan. Adesso da qui andiamo avanti con le mani sul tavolo, poi puntelliamo i piedi e andiamo in Parvottasana, montagna. Teniamo bene a terra con le mani. Il bacino va verso l'alto. Se senti che t'oggi è troppo questo, puoi piegare anche le ginocchia. L'importante è che la schiena sia dritta. Esatto. Respira. Rilassiamo il collo. Rilassiamo le spalle, lontane dalle orecchie. Premiamo bene a terra con le mani, premiamo a terra con i piedi. Al prossimo inspiro, portiamo la gamba destra verso l'alto. E la portiamo in avanti al petto per andare a fare il piccione sul lato destro. Mettiamo bene con il bacino dritto. Manteniamo il piede che sta a terra a 90 gradi. E possiamo o rimanere qui se sentiamo che per oggi è sufficiente, oppure piano piano scendere e andare sugli avambracci. Ascoltiamo il corpo, sentiamo il limite, lo rispettiamo. Sentiamo l'apertura del fianco destro. Samarpan, Samarpan. Respiriamo profondamente mantenendo la posizione ferma come una statua. Quando apriamo il bacino non stiamo lavorando solo sulla stabilità, che il primo chakra ci porta, ma anche su tutta la nostra linea ancestrale, quindi ciò che ci portiamo dietro nella memoria atavica della nostra famiglia. Ci aiutiamo a fluire meglio nelle relazioni, nei rapporti con gli altri. Ci aiutiamo a entrare in contatto con quelli che sono i conflitti che sentiamo spesso all'interno dei rapporti più profondi, specialmente quello con noi stessi. Ci aiutiamo così a ripulire e lasciare andare, creando però delle fondamenta stabili. Samarpan. Ancora un respiro profondo qui. Prossimo inspiro, tiriamo su con le mani, appoggiamo a terra, puntelliamo il piede sinistro e torniamo piano nella posizione della montagna. Sentiamo la differenza dell'anca destra, il respiro, lo spazio. L'apertura. Prossimo inspiro, tiriamo sulla gamba sinistra per andare a fare la stessa cosa sul lato opposto, quindi portiamo la gamba poi al petto e poi la pieghiamo di fronte a noi. Troviamo la posizione in maniera stabile in modo che il bacino resti centrato. Non cada verso un lato, il piede sinistro 90 gradi. Iniziamo a sentire come ci sentiamo in questa posizione. Possiamo iniziare a scendere piano piano. Prenditi il tempo di cui hai bisogno di impostare la posizione bene per non sentire dolore. Sicuramente sentiamo che tira, ma non c'è un dolore fastidioso.
Poi respiriamo profondamente nell'anca sinistra. Samarpan, Samarpan, Samarpan. Ogni inspiro, inspiriamo rosso. E ad ogni espiro, espiriamo grigio. Come se stessimo ricaricando il nostro primo chakra Muladhara di energia. Gli stiamo dando un nuovo prana per portare equilibrio, stabilità e avere delle fondamenta sulle quali puoi costruire tutto il resto. Muladhara è correlato anche al nostro rapporto con il cibo, con l'alimentazione. Che ha un profondo rapporto con la sopravvivenza, con gli antenati. Quando questo chakra è in equilibrio, questi aspetti fluiscono senza troppa difficoltà. Respira. Ancora un respiro profondo qui. Il prossimo inspiro. Piano piano andiamo su, prima con le mani, poi puntelliamo il piede destro, ginocchio su e ritorniamo alla montagna di nuovo. Premiamo bene a terra con le mani, rilassiamo la testa, il collo. Senti la differenza. Samarpan, Samarpan. Prossimo inspiro, guardiamo in avanti e camminiamo con i piedi verso le mani e poi ci lasciamo cadere in avanti. Possiamo lasciare le mani sul pavimento oppure portarle in posizione consorta in modo che entrino dentro i gomiti. Cerchiamo di risucchiare la pancia in dentro, di approfondire bene la postura. Il collo è rilassato. Respiriamo profondamente. Lasciamo andare le pesantezze che a volte si annidano sul cuore. Quelle delle spalle e quelle della testa. Rilasciamo le mani a terra, inspirando, guardiamo in avanti, allunghiamo la colonna ed espirando torniamo di nuovo a terra e questa volta apriamo un pochino le gambe, lasciando una mano tra un piede e l'altro e portiamo o ci andiamo a prendere le caviglie o i pollici dei piedi oppure portiamo entrambe le mani sotto alle piante dei piedi. Spalle lontane dalle orecchie, rilasso la testa, respiro. Samarpan, Samarpan. Lasciamo andare. Abbandono, abbandono. Costruiamo la fiducia verso di noi e verso ciò che ci circonda. Anche se tutto cambia intorno a noi rimaniamo stabili.
Ancora un respiro qui. Al prossimo inspiro, rilasciamo le mani, le riportiamo sul tappetino. Camminiamo di nuovo indietro con le gambe e andiamo a portare la gamba destra a terra e allunghiamo la gamba sinistra in modo da avere un appoggio sul lato destro e poi allunghiamo il braccio sinistro su. Guardiamo verso l'alto e respiriamo. Teniamo l'anca ben in alto. E cerchiamo di rimanere su una unica linea fra un braccio e l'altro. Esatto. Ancora un respiro. E espirando scendiamo giù, andiamo di nuovo sulla montagna. Ed espirando scendiamo con la gamba sinistra e andiamo a fare il lato opposto. Ci posizioniamo bene, premiamo bene a terra con il piede destro e inspirando, braccio destro su, respiro. Samarpan, Samarpan. Espiro, scendo, torno alla montagna. Parvottasana. E poi, espirando, scendiamo giù con le ginocchia a terra e ci andiamo a portare con le gambe distese in avanti. Da qui andiamo a fare la posizione della mucca, dove portiamo la gamba sinistra sotto al ginocchio destro e la gamba destra sopra, in modo tale che entrambi i cocci ci siano ben ancorati a terra. Le caviglie toccano entrambe terra, puoi anche poggiare le mani sui piedi, sulle caviglie, la schiena è dritta. E qui hai due opzioni, o rimaniamo così, oppure ci si va a prendere le due mani dietro alle spalle. Se è troppo puoi usare anche una sciarpa o una cinta. Teniamo la schiena dritta e respiriamo, apriamo bene il petto, il mento è lievemente verso l'alto. Gli ischi premono a terra. Respiriamo. Espirando, rilasciamo le braccia e da qui premiamo a terra sui piedi. Inspiro, guardo verso l'alto, risucchio la pancia in dentro, poi espirando, scendo in avanti fino a dove il corpo lo consente. Anche qui stiamo lavorando sulle anche, stiamo aprendo una zona del corpo che è di vitale importanza. Spesso se sentiamo male nella zona bassa della schiena è perché le anche sono costrette e hanno bisogno di apertura. Ma anche i dolori alle ginocchia dipendono spesso da questo. Samarpan, Samarpan. Respiri profondo. Lasciamo sciogliere nella postura. Prepariamo qui per un Brahmari. Inspiro. Mm.
Respiro. Al prossimo inspiro delicatamente camminiamo su con le mani e andiamo a disfare la posizione per farla sul lato opposto. Quindi adesso la gamba destra va sotto il ginocchio sinistro e poi la gamba sinistra va sopra il ginocchio destro. Ancoriamo bene gli ischi a terra. Posizioniamo bene la postura e quando siamo arrivati andiamo a prendere le mani sul lato opposto di quello che abbiamo fatto prima. Può essere che c'è un lato che senti più costrizione rispetto all'altro, che è più difficile. È normale. È la stessa variante che hai fatto sull'altro lato. Cerchiamo di creare equilibrio e simmetria. Samarpan, Samarpan. Respiri lunghi e profondi. Espirando, rilasciamo delicatamente, premiamo a terra sui piedi e poi risucchiamo la pancia indentro e andiamo in avanti portando le mani fino a dove il corpo ce lo consente, sempre mantenendo gli ischi a terra. Respiro profondamente. Lasciarsi andare è anche una pratica di amore per sé. E quando lasciamo andare anche la critica interiore, il giudizio. Quella voce che abbiamo dentro, tutti l'abbiamo. Tende a essere molto giudicante, soprattutto verso di noi. Quando ci abbandoniamo, questa voce non ha più spazio per parlare. E in questo modo ci possiamo connettere con un amore puro, una vibrazione alta, la nostra vera essenza. Om Bhramri qui, inspiro. Respiro profondamente. Al prossimo inspiro camminiamo delicatamente su con le mani. Rilasciamo piano piano la posizione, allunghiamo le gambe in avanti e le muoviamo verso destra, sinistra, su e giù. Adesso andiamo a fare un'altra posizione per aprire le anche. Questa non l'abbiamo mai fatta. Andiamo a mettere il piede destro a 90 gradi di fronte al piede sinistro che sta dietro, quindi sono in una linea. Cerchiamo di tenere quanto più possibile le ginocchia a terra, la schiena è dritta e poi da qui iniziamo a camminare in avanti fino a dove il tuo corpo te lo permette. Ascolta bene il limite perché questa è una posizione che va molto in profondità dell'anima. Poi respira. Samarpan, Samarpan.
Attraverso pratiche come queste andiamo a riprogrammare quello che è la nostra linea ancestrale, i nostri traumi, tutte le cose che ci portiamo dietro, nella genealogia, che alla fine non è altro che un software che possiamo riscrivere. E lo riscriviamo cambiando il flusso dell'energia, lasciando andare le tensioni, permettendo al prana di attivarsi in quelle aree dove si manifesta la tensione, dove si manifestano i blocchi e dove spesso nemmeno sappiamo di avere. Samarpan, Samarpan. Un respiro profondo. Prepariamo per un Brahmri. Inspiro. Respiro. Al prossimo inspiro, lentamente camminiamo su con le mani e andiamo a impostare la posizione sul lato opposto. Quindi piede destro dentro, piede sinistro fuori, sempre in linea dritta, 90 gradi. Cerchiamo di tenere le ginocchia a terra, la schiena dritta, il petto aperto. Inspiro. Espiro, scendo in avanti. Notiamo la differenza che forse abbiamo da un lato rispetto a un altro, anche qui, per capire quale lato è più bloccato. Per entrare nell'autosservazione, Svadhyaya, che è parte dello studio del sé che si affronta attraverso lo yoga. Samarpan, Samarpan, respiro. Spalle rilassate, lontane dalle orecchie. Prepariamo qui per un Brahmri. Inspiro. Respiro. Al prossimo inspiro, risaliamo su delicatamente le mani. Allunghiamo per un attimo i piedi davanti, rilassiamo di nuovo le ginocchia, le cosce. E poi andiamo a portare di nuovo i piedi, questa volta insieme uno contro l'altro, lasciando un po' di distanza fra il bacino e i piedi. E ci andiamo a massaggiare la parte interna della pianta del piede, facendo delle digitopressioni con il pollice e con i pollici. Andiamo a sentire le aree al centro, all'esterno,
vicino ai talloni. La zona centrale corrisponde all'apparato digerente, lì dove digeriamo tutte le emozioni, il cibo, le sensazioni. E la parte più vicina ai talloni ha a che fare più con l'apparato relativo al rilascio dell'urina e dei liquidi. Poi ci prendiamo le punte dei piedi, inspirando andiamo su con la schiena ed espirando scendiamo in avanti fino a dove il corpo lo consente. Anche poggiare a terra gli avambracci se più comodo. Rilassiamo il collo, rilassiamo la testa. Respira. Samarpan, Samarpan, Samarpan. Om Ram Rikvi, inspiro. Respiro. Inspirando, torniamo su, delicatamente. Riallunghiamo le gambe in avanti. E andiamo a fare un po' di torsione. Mettiamo la gamba sinistra oltre la gamba destra. La gamba destra e il piede a 90 gradi, poi ci abbracciamo con il braccio destro, la gamba sinistra, tiriamo fuori la pancia fino a dove è possibile. Inspiro, braccio sinistro su, espiro, guardo indietro, poggio bene a terra la mano sinistra, schiena dritta, rilasso le spalle, chiudo gli occhi. Respiriamo profondamente, sentiamo la torsione, l'apertura del petto. Respiro addominale, piano pati. Con ogni inspiro sentiamo come la colonna si allunga verso l'alto. E con ogni espiro sentiamo la torsione. Ancora un respiro qua. Prossimo inspiro, andiamo verso l'alto, ci allunghiamo al centro. Espiro contro torsione, un respiro qui. Espiro, ritorno al centro, riallungo la gamba destra e rilasso. Facciamo la stessa cosa sul lato opposto. Gamba destra oltre la sinistra, piede sinistro 90 gradi. E qui ci andiamo ad abbracciare col braccio sinistro e andiamo a fare una torsione tirando fuori la pancia, il piede dritto. Inspiro su. Espiro, scendo con la mano destra. Premo a terra con il piede sinistro, e destro, scusami. E il piede sinistro a 90 gradi. Allunghiamo la colonna verso l'alto. Respiri profondo. Samarpan, Samarpan, Samarpan.
Respiri addominali, gana pa. Ad ogni inspiro ci allunghiamo sempre di più, elevandoci. Ad ogni espiro approfondiamo il torso. Prossimo inspiro, torniamo al centro, ci allunghiamo verso l'alto. Espirando controtorsione, un respiro. Espiro, torno al centro, rilascio le gambe. E andiamo un attimo a sdraiarci a terra. Osserviamo per un attimo il corpo. Sentiamo il suo peso. Respiriamo dalla pancia, gonfiamo la pancia come un palloncino. Espiriamo, sgonfiamo. Inspiro, gonfio. Espiro, sgonfio, risucchio la pancia in dentro verso la colonna. Inspiro. Espiro. Ultimo. Inspiro. Pieghiamo la gamba sinistra, premendo a terra con il piede sinistro e portiamo la gamba destra oltre la coscia sinistra. Se questo è abbastanza, puoi rimanere qua, altrimenti se senti di voler approfondire un po' di più, portiamo su la gamba sinistra e ci prendiamo la coscia sinistra premendo sulla coscia, in modo da permettere all'anca destra di stirarsi ancora di più. Il piede sinistro a 90 gradi, respiro. Samarpan, Samarpan. Ancora un respiro profondo qui. E al prossimo espiro rilasciamo prima le braccia, poi il piede sinistro e poi il piede destro. Allunghiamo la gamba sinistra, manteniamo il piede destro piegato e poi portiamo la gamba sinistra oltre la coscia, come abbiamo fatto prima. Facciamo la stessa variante che abbiamo fatto sull'altro lato. Respiriamo. Samarpan, Samarpan, Samarpan. A volte durante queste posture vengono fuori tante emozioni, tante sensazioni. La zona dell'inguine è una zona che trattiene. Lasciatele fluire.
Ancora un respiro qua, profondo, consapevole. E poi espirando rilasciamo prima le mani, poi il piede destro e poi il piede sinistro. Portiamo entrambi i piedi a terra e poi ci andiamo ad abbracciare le ginocchia e il petto. E ci dondoliamo verso destra e verso sinistra, delicatamente. Poi portiamo le ginocchia e la testa ad unirsi, dove il corpo ce lo consente, se possibile, la testa, la fronte va verso le ginocchia. E respiriamo, spalle rilassate. Disegniamo un sorriso, il nostro volto. Espiro, rilascio. E ci prepariamo per entrare in Shavasana. Hai bisogno di una coperta? Cosa per coprirti gli occhi? Fai pure. A volte è utile mettere un peso sugli occhi, che rilassa di più il corpo. I palmi delle mani sono rivolti verso l'alto in Jammudra e tutta la colonna vertebrale è ben distribuita a terra. E rilassiamo gli occhi, le sopracciglia, le guance, il naso. Labbra, la mandibola, la lingua, le corde vocali. Relax. Rilasso il cuore, i polmoni, il nostro plesso solare, centro da cui si irradia tutto il nervi. Rilasso il diaframma. Tutto l'apparato digerente. Il fegato, i reni, il pancreas, relax, rilasso le spalle. Sento come le braccia si vanno facendo sempre più pesanti, così come le mani e le dita delle mani. Mi sento avvolto, una stabile quiete. Quella stabile quiete sono io. Me stesso. Rilasso il bacino. Rilasso le gambe. E poi rilasso i piedi, le dita dei piedi. Sprofondo in questa qui, sprofondo in me stesso.
Iniziamo delicatamente, ritornare. Muoviamo piano le dita delle mani, poi quelle dei piedi. E poi la testa verso destra e verso sinistra. Al prossimo inspiro ci portiamo le ginocchia al petto e abbracciamo e dondoliamo per 3-4 volte avanti e indietro, facendo un massaggio alla nostra colonna vertebrale per riportarci in una posizione comoda. Stiamo comodamente con gli occhi chiusi, mangiamo molto. Focalizziamo la nostra attenzione sul primo chakra, Muladhara. Sentiamo come se stessimo seduti su un quadrato rosso. La nostra stabilità, come questa energia ad ogni inspiro si concentra sulla zona del coccige e risale fino alla, fino all'apice della testa, e con ogni espiro dall'apice della testa va giù fino al coccige. Usando l'immaginazione, la visualizzazione. Inspiro, portiamo prana al coccige. In su alla testa. Espiro dalla testa, va verso il coccige. Ancora una volta. Inspiro. Meditiamo per qualche minuto. Una meditazione che centra la sua attenzione sul chakra. Focalizza l'attenzione sul coccige e senti la stabilità. Il radicamento che crea in te. Rilassa il viso. Forziamo un cenno di sorriso sul nostro viso. Al prossimo inspiro, portiamo le mani in Namaskara Mudra. Ci prepariamo ad intonare insieme una Kandamantra, una e tre Shanti. Inspiro,
Akanda mandala karam vyaptam yena characharam tatpadam darshitam yena tasmai shri gurve namah. Shanti, shanti. Freghiamo bene le palme delle mani, sentiamo il calore che abbiamo generato. Portiamo gli occhi. Espiro, ci massaggiamo gli occhi, le tempie, le orecchie, il corpo, il petto. E fino ad arrivare al coccige, ginocchia, piedi. Namaste.